Questa è la Vespa. Questo sono io col casco. Adesso cerchiamo un posto per il video. Un video dove dovrò parlare di qualcosa che più forse qualche anno fa, ma anche oggi ormai mi appassiona e ogni tanto ne parlo, ovvero quello che sono i ragionamenti sul digitale territorio, certo, le rappresentazioni mediatiche soprattutto che grazie al web, grazie all'emergere di una narrazione corale, partecipativa e collettiva, noi stiamo facendo di noi stessi come collettività che abita il territorio, quindi con l'influenza sull'identità che noi abbiamo, per come siamo noi agli occhi di noi stessi. E questo è decisamente interessante. Se ci pensiamo, la cultura tutta da sempre ha il ruolo di mettere in scena quelle che sono le immagini della società. Se pensiamo alle rappresentazioni allegoriche medievali, teatrali, alla commedia dell'arte, dove dietro le maschere si nascondevano magari travisati le lotte di potere dei potenti di turno, fondamentalmente sotto le maschere di Balanzone o di Arlecchino, e per arrivare al cinema, per arrivare alla radio, per arrivare alla letteratura tutta, noi mettiamo in scena dinanzi a noi stessi la nostra identità e ci raccontiamo noi stessi nei campi mediatici, nel technoscape, nel mediascape, nel modo con cui diamo immagine di noi. Questa cosa qua con il web, lo sappiamo bene, è radicalmente cambiata, perché abbiamo a che fare con una produzione culturale dal basso, come si diceva una volta, UCG, come si diceva una volta, contenuti generati dagli utenti, e continuamente dal social in poi, ma anche prima, mettiamo in scena noi stessi per come sentiamo, per come abitiamo il mondo, per come abitiamo la rete, per come abitiamo il nostro essere collettività, per come partecipiamo alla conversazione. Maturiamo uno stile. La bellezza e la novità è che per la prima volta le collettività, non soltanto gli individui, quindi bisogna uscire un po' da un eccessivo antropocentrismo individuale, psicologico dell'individuo, ma in riferimento alle collettività che abitano i territori, per la prima volta veniamo a tastare il polso, sentiamo in tempo reale quello che accade sui territori attraverso la rappresentazione mediatica che questi danno di se stessi, avendo un blog, scrivendo, raccontando gli eventi culturali o storici o artistici di un territorio, ma anche dentro i commenti di Facebook, dentro il modo con cui lo stile dell'abitare un territorio emerge. E questa qua è una novità assoluta. Noi vediamo in tempo reale, non è più soltanto i liguri sono tirchi, e i piemontesi falsi e cortesi, e questi modi di dire luoghi comuni. Sta emergendo veramente quelli che sono gli stili dell'abitare il territorio attraverso le rappresentazioni mediatiche che le collettività stesse, abitando quel territorio, vivendolo, partecipando, conversando liberamente, agendo sui canali social, danno di se stessi. E forse per la prima volta noi stessi vediamo chi siamo in un modo che prima non era possibile. È una novità assoluta che il web ha permesso, le tecnologie della comunicazione avanzata, costruendo ambienti che da subito altro non possono essere che identitari, luoghi dove le collettività costruiscono, creano se stesse e riconoscono se stesse. Brum.